Adesso ho il piacere di presentarvi, signore e signori, Alice, Alice. Ciao. Allora Alice, questa è la camera, parliamo un po'. Dimmi tutto. Tutto. Dimmi tutto. Parliamo un po' di questa tua attività di arrangiatrice, autrice, di parole, di musica, fai un po' tutto insomma. Sì, diciamo che sono abbastanza autosufficiente. E perché? Perché non ti fidi degli altri? No, assolutamente, perché è un'esigenza, non è questione di fiducia, è che a un certo punto pensavo di poter dire qualche cosa di più, di dare qualche cosa di più e ho cercato di farlo, pare che sia andata bene, per cui sto continuando. No, perché questo 33 giri pare, non è che pare, sta andando bene, è una certezza. Volevo dirti, cosa sta cambiando nel mondo della musica leggera? Leggevo recentemente un'inchiesta, ti vogliono da quella parte per farti un bel primo piano, scusa, esigenza di Erosmacchi, secondo me voluta anche dal pubblico italiano. Allora, cosa sta cambiando nel mondo del disco? Perché pare che i giovani dai 15 ai 20 anni si stanno disinteressando della canzone che dovrebbe essere più rivolta ai 30-40enni che sono più affezionati. Oddio, veramente non sono molto, diciamo così, preparata sull'argomento, in quanto non mi sono documentata, non ci ho pensato molto a questo problema, sinceramente, sì. Perché ho altre cose a cui pensare. Però penso che non sia esattamente così. Trovo che, ovviamente io mi riferisco al mio pubblico e trovo che ci sia un interesse molto alto, invece nei giovanissimi, dai bambini proprio, fino ai diciottenni, per quello che mi riguarda, ovviamente quelli che mi scrivono, poi magari. Ma oggi il gli disco altri non hanno più voglia di scrivere. Si usa e si butta via oggi il disco. No, non è come una volta c'erano le collezioni, c'è un'abitudine alla produzione. Beh, che è sempre consumo, così. Ecco. Il consumo è spietato oggigiorno, come in tutte le cose, nel disco principalmente. Una cosa si ascolta dopo un mese, già è vecchia, a parte che viene ascoltata e sfruttata moltissimo, appunto radiofonicamente, che c'è un bombardamento continuo, per cui probabilmente anche questo influisce. Ma secondo te nel nostro paese ci sono molti cantanti? Troppi? Rispetto... Ce ne sono moltissimi, ecco. Però probabilmente, diciamo così, ce ne sono, diciamo, famosi, molto meno di quelli che in realtà lo esiste. Sono in realtà? Sì, sì, sì. Esatto. In apparenza lo sono, diciamo, cioè famosi. Che, penso che moltissimi italiani, più di quello che noi pensiamo, vorrebbero cantare, fare musica, perché la musica è nell'italiano, sinceramente. Questo... Tu sei nata, per esempio, con la musica? Sì. Da bambina avevi già un pianoforte, vabbè, a disposizione? A casa mia io ho sempre avuto due pianoforti, perché... Ma uno non ti bastava? No, uno per mia sorella e uno per me, per non litigare. Sì, parliamo adesso di questo 33 che si intitola Azimut, che sta andando bene. Quale pezzo ci canti, tratto da lei? Azimut. Proprio quello che dà il titolo all'album. Esattamente, sì. Signori, allora io mi allontano discretamente per ti lasciare... Ti rendo il microfono. Grazie, molto gentile, per lasciare pianoforte e voce ad Alice e Azimut. Casa io spolvero rammendi calzini cucino le dolci farfalle cercano i fiori più belli li amano ti aspetto alzata se vuoi. Giornale di una data speciale, ecco il momento che aspettavo da tanto. Sono il diavolo della casa io, di una stella annullata alla TV. Thank you.
cosa non c'è. Bene, Alice Azimuth, vuoi anche questo pianoforte, così ne avete no, tre in famiglia. È sufficiente, anche perché altrimenti non ci stiamo più noi. Non ci state più in casa, non c'è più spazio. Bene, musicista, arrangiatrice, cantante di successo, Alice. Grazie. Buona stagione, felice stagione. Grazie. Ciao, ciao.